Ci siamo con Marte Sport Live, voce protagonisti ancora. Dobbiamo chiedervi su chi fare la corsa Champions e poi se è una rivincita o una ripartenza del Napoli. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio, tiro. In testa, come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Eccoci cari amici, buonasera e buongiorno a tutti da parte di Dario Sarnataro, anche se già dopo mezzogiorno si dice che è sera, ma questo lo fanno al nord, noi siamo qui al meridione. Saluto Raffaele Auriemma e Andrea Falco che mi hanno preceduto, tutti voi all'ascolto, saluto il mitico Tony Mollaga, ritrovo un grande piacere in regia. Insieme sino alle 14 vi abbiamo chiesto già tramite i social un tema che abbiamo trattato anche in parte ieri sera, cioè se questa vittoria di Milano la considerate una rivincita di Gattuso o una ripartenza del Napoli, e poi su chi fare la corsa Champions, sul Milan, sulla Juve, sull'Atalanta, su tutte, sulla Roma, anche la Roma, eccetera eccetera. Scriveteci al 339-666-9990 tramite appunto WhatsApp, ma anche tramite i social, Marte Sport Live, Radio Marte, le pagine su Instagram, Twitter e Facebook ovviamente. Iniziamo la trasmissione con una firma prestigiosa, storica della Gazzetta dello Sport, Alberto Cerruti. Ciao Alberto, buongiorno. Ciao Dario, buona giornata a chi ci ascolta su Radio Marte. Grazie davvero per essere con noi. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori il titolo di questa vittoria di Milano, se è più una rivincita di Gattuso, e ci può entrare anche il discorso del suo passato rossonero, e se invece è da considerare la ripartenza del Napoli. Io credo più alla ripartenza, sia perché Gattuso non è il tipo che vada in cerca di rivincite, tantomeno nei confronti del Milan. E ovviamente il riferimento era più alla sua situazione napoletana, ovviamente il suo, certo, sì, certo, però non è il tipo che va in cerca di vincite nei confronti di nessuno. È una ripartenza perché il Napoli ha dimostrato subito di essere una squadra contro il Milan, ha meritato, anzi secondo me il punteggio è persino stretto, perché poteva segnare Zielinski, Donnarumma ha evitato il 2-0 e quindi può essere davvero il punto di ripartenza del Napoli, che purtroppo non ha più impegni europei e può fare un grande finale di campionato per agganciare il quarto posto che fino a poche settimane fa sembrava un'utopia. Napoli che virtualmente è sarebbe già in zona Champions, dovesse vincere a Torino con la Juventus nel recupero tanto al centro di polemiche, ne parleremo nel corso di questa puntata. Alberto, ti chiedo, secondo te il Napoli su chi deve fare la corsa? Su tutte, su una in particolare? Cioè, qual è la sfida più impellente, più importante in questo momento per il Napoli? Ma io credo che quest'anno sia difficile fare la corsa sugli altri perché la classifica è molto corta. Il Napoli deve pensare soltanto a vincere il maggior numero di partite. È vero che c'è questo recupero con la Juventus, a questo punto io francamente mi chiedo se si giocherà mai questa partita, perché è la partita più rinviata nella storia del calcio. Magari se arriverà a farla disputare alla fine, quando il campionato sarà già finito. Sembra un paradosso, ma sinceramente questa è una brutta figura di tutto il calcio italiano, dei dirigenti italiani. Si pensa sempre all'orticello, ma invece al discorso per tutte le squadre. Nel salutarti Alberto, ti chiedo su Gattuso ancora, si è un po' esagerato con le critiche o anche lui ha commesso degli errori in un momento difficile, anche dovuto ai tanti infortuni in casa Napoli? Ma nessuno è perfetto, se pensiamo che è stato criticato Conte, che è in testa alla classifica, è stato criticato Pirlo, le critiche ci sono per tutti e tutti sbagliano. Io credo comunque che ci sia stato più un eccesso di critica nei confronti suoi che non un eccesso di errore da parte di Gattuso. A questo punto è importante per il bene del Napoli essere tutti, remare tutti dalla stessa parte, essere compatti. Con questa unità del gruppo e con il recupero degli infortunati, penso a Mertens e Osimhen soprattutto, il Napoli può davvero fare un buon finale di campionato e arrivare al quarto posto, perché per i valori della squadra il Napoli merita come minimo il quarto posto. Ecco, ma proprio un flash, il Napoli, per carità, se arriva quarto sarebbe già un grande risultato viste le recenti prestazioni o recenti risultati. Ma visto il campionato anomalo, Alberto, secondo te avrebbe potuto, dovuto fare qualcosa in più di quello che ha fatto sinora? Beh, i rimpianti ci sono per tutti, per il Napoli, io penso anche alla Lazio,
che è molto indietro, alla Roma, alla Juventus, i rimpianti ci sono per tutti quest'anno. A questo punto non bisogna guardare più indietro, bisogna guardare avanti e quindi non avere rimpianti, non pensare a quello che si poteva fare e non è stato fatto. Bisogna guardare avanti e Napoli, con la partita di Milano, tornando all'inizio del nostro collegamento, ha dato un segnale di ripartenza confortante. Alberto, è un grande piacere averti avuto ospite qui a Radio Marte. Grazie e buona giornata. Un piacere per noi e un saluto a chi ascolta Radio Marte. Grazie davvero. Alberto Cerruti, firma prestigiosa del giornalismo italiano. Tanti messaggi che arrivano, leggo giusto un paio al 339-666-9990. Questo amico scrive, per esempio, Fabio: buongiorno, a mio avviso la corsa Champions deve essere fatta solamente su noi stessi, ritrovando la compattezza dell'ambiente, il gioco e la fiducia in se stessi. E anche ci sta questa cosa. Questo amico risponde utilizzando i due titoli fondamentalmente che vi ho suggerito poco fa. Rob in particolare: una rivincita per la ripartenza, questa è stata la vittoria di Milano, credo che la corsa sia Roma, Rube, Milan, Atalanta, sperando che il Milan prosegui, cioè subirà un fisiologico calo fisico. Beh, il Milan è a 6 punti, ragazzi, in teoria a 3 se il Napoli facesse il blitz anche a Torino, quando si giocherà il 17 aprile. Però il 7 aprile, chiedo scusa, però è chiaro che bisogna verificare il riscontro dei rossoneri anche nella Roma dopo gli impegni di questo turno infrasettimanale. Io penso che il Milan e la Roma deve fare solo un clamoroso harakiri, andranno avanti in Europa League e questo può essere un vantaggio in chiave Napoli. Io credo, senza guardare gli altri, dobbiamo pensare solo a noi stessi, l'amico Sanchez. Sicuramente il secondo posto è solo 5 punti, quindi è chiaro che tutto è possibile. Penso che se tutti insieme mettessimo da parte ogni tipo di pensiero negativo e se siamo solo in questo momento decisivo di sostenere a far sentire la nostra massima fiducia in questo gruppo, possiamo fare un importante e coinvolgente fine campionato. Caro Sanchez, ci sta anche e soprattutto che lo facciano insieme calciatore, allenatore e società, quale compattezza e coesione che sembra essere tornata. Ho paura delle soste nazionali, infine l'ero da quarto, da lì infortuni e Covid per i calciatori, è vero, questa è davvero una variabile sulla variabile di questo campionato, di questa situazione che preoccupa un po' tutti. La Juventus ha già bloccato i nazionali sudamericani, speriamo che il Napoli riesca in qualche modo a evitare qualche nazionale un po' più a rischio. Ne parleremo anche di questo, dobbiamo fermarci ancora, vi ricordo il numero per interagire con noi: 339-666-9990. Rivincita di Gattuso, ripartenza del Napoli, la vittoria di Milano e poi su chi il Napoli deve fare la corsa per la Champions, ne parliamo tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora, sempre in diretta, molti messaggi che arrivano al 339-666-9990. Giulio da Ashford ci scrive: per ciò che riguarda lo spostamento del recupero con la Juve, per una volta ha prevalso il buon senso. La Roma, che affoga nei debiti e non è l'unica in Serie A e che parla di favoritismi, farebbe meglio lasciar cadere la cosa, per buon gusto più che altro. Giulio, non credo che accadrà, ma perché qui appunto ognuno guarda il proprio orticello. Napoli e Juventus comprese, per la verità, dobbiamo essere onesti in questo senso. Però parliamo di questa ripartenza Napoli con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio. Eccomi qua, buongiorno. Sicuramente sarei contento di avere con noi, di parlare di calcio, con Carlo Iacomuzzi. Direttore, buongiorno. Saluti a tutti, grazie di avermi chiamato e saluti Antonio. Saluto Carlo, che mi sento sempre con grande piacere. Anch'io. Circa 20 anni. Caro direttore, il Napoli, ci avevamo lasciati un paio di mesi fa, un Napoli in cui regnava il caos, in cui purtroppo c'erano anche soprattutto i risultati che non andavano nel verso giusto, come anche scrive il Corriere dello Sport. 10 punti le ultime 4 partite, addirittura potevano essere, anzi dovevano essere 12, visto quello che è accaduto con il Sassuolo. Si è trovata la quadra, secondo lei, anche dal punto di vista dei rapporti tra società e allenatore? Siamo sempre le solite. Se si riesce a trovare la tranquillità tra le varie componenti, Napoli ha una squadra che può dire la sua nel campionato, può dire la sua contro qualsiasi tipo di avversario. È logico, se ci sono sempre queste situazioni sempre di frizione e di anti-interposizione tra le parti, purtroppo tante volte non c'è la tranquillità, non c'è la capacità anche di approcciarsi alle partite nella maniera che ci si deve approcciare, e quindi si va incontro a delle situazioni che
che possono essere di successo. Invece con la tranquillità lo dimostra, anche perché i giocatori, il parco giocatori è un parco di giocatori di primo ordine. L'allenatore è un allenatore che ha carattere, ha voglia sempre di fare bene e di migliorarsi, e i risultati si vedono. Bisogna lasciare lavorare in pace anche il gruppo, questa è la base. Sicuramente poi il recupero degli infortunati è chiaramente decisivo. Antonio, tregua, anzi più che tregua, obiettivo comune tra De Laurentiis e Gattuso, diciamo il rumore di un paio di mesi fa, anche eccessivo sia da parte della società e anche pubblicamente da parte di Gattuso, ha lasciato spazio all'interesse comune di fare bene, andare in Champions, perché tutte le componenti avrebbero chiaramente benefici. Ma il rumore l'ha fatto Gattuso, la società mi pare che non abbia mai dichiarato assolutamente. Però si è saputo che ha chiamato vari allenatori, semmai l'ho fatto io. No, ma perché non vorremmo togliere alla società il diritto sacrosanto di capire se eventualmente, nel caso dovesse cadere ancora la squadra, tu possa intervenire? Ma sicuramente, solo che si era creata una situazione in particolare. Io faccio fatica a capire, credimi, intorno all'operatore del Napoli, a Gattuso, c'è come una sorta, come dire, di bolla che dovrebbe tutelare questo sacro graal, l'intoccabilità di Gattuso di due mesi fa. Ma sono stati toccati tutti i grandi allenatori nella storia del calcio, non ci trovo nulla né di scandaloso né di irrispettoso, perché forse ci siamo dimenticati quello che stava succedendo al Napoli, cioè le sconfitte col Verona, nel periodo in cui ce n'erano stati altri di accadimenti. La società ha fatto quello che avrebbe fatto chiunque, se guardate intorno. Beh, ha fatto anche la Roma con la situazione di Fonseca e tante altre, no? Il riferimento era anche al discorso, anche con Iacomuzzi proprio, no? Ne parlavamo, mi sembra, anche insieme a te, Antonio, di una situazione di, a un certo punto, di impasse. Si sapeva se Gattuso sarebbe andato avanti, certo, è in discussione, quindi adesso si è trovata una linea, diciamo, una linea comune. È stata certificata in televisione con l'intervista del post partita, mi pare, col Parma di Gattuso. Sì. Ma si sapeva anche se c'era una narrazione un po' favolistica di un contratto che sembrava per il generale, non era così, non era quella la storia vera, è venuta poi fuori, è chiaro. Detto ciò, io credo che tutte e due le parti abbiano interesse, ci mancherebbe, a raggiungere la Champions, intanto perché ritengo che il Napoli, con l'organico che si ritrova in Champions, ci debba andare, non dico per diritto divino, ma perché ha una consistenza patrimoniale dal punto di vista tecnico che è indiscutibilmente superiore ad altre squadre. Poi non ci vai, pazienza, però sei stato molto tempo lontano dalla Champions e soprattutto sei ancora distantissimo dalla prima. Io continuo a dire quello che ho detto in tempi non sospetti: questa era la squadra che avrebbe dovuto giocarsela per lo scudetto, non avrebbe dovuto vincerla, chiariamo, affinché non venga riportato un pensiero sbagliato, certo. Ma avrebbe dovuto giocarsela. Detto ciò, poi è andata come è andata, appunto. Ho troppi anni, sono troppo vecchio per non sapere che ne capitano troppe, no Carlo? Sicuro, no? Sicuramente. Hai perfettamente ragione. Queste purtroppo sono le situazioni che si vengono a creare, e che poi forse l'ambiente caldo, il tifo, l'amore per la squadra tante volte porta all'esagerazione, però una società se ha dei diritti e dei doveri, e la squadra ha dei diritti e dei doveri che stanno sempre nel limite del calcio. E come dici giustamente tu, Antonio, è normale che se le cose vanno male io cerco di muovermi e capire il perché e per come, e sentire anche altre fonti. Ma non deve essere però un jacuzzi che si fa l'allenatore o la squadra che si deve proteggere da queste situazioni. No, è normale, è il calcio che è fatto così. Direttore, volevo fare due domande rapidissime. La prima, se tutto questo piccolo caos, certamente questa grande polemica tra Roma e Napoli con la Juve sullo sfondo, tra l'altro non capisco perché, sul rinvio ulteriore di Juventus-Napoli al 7 aprile, se la trovo una cosa sbagliata, tutto questo rinvio ulteriore della partita, e poi l'altra invece su chi deve fare la corsa il Napoli per la Champions, secondo lei? Io penso che non riesco a capire, a meno che non ci sia un motivo di creare tensioni
verso una partita che potrebbe dare dei punti a delle concorrenti o facilitare qualche squadra, qualche situazione, perché non ha ragione d'essere. È normale che essendo eliminate dalle coppe tutte quanti, uno cerca di fare il recupero quando il campionato, le situazioni e tutto lo permetta. Quindi non vedo perché la Roma si sia intromessa in questa situazione, forse avrà dei motivi, non so di che tipo. Ma ce n'è uno solo, Carlo, io lo capisco, cioè onestamente. È chiaro che la Roma, giocando in Ucraina e tornando venerdì notte alle 5 del mattino, presumo, perché l'ho fatto in passato e quindi so come va a finire, arriverà stanca molto spesso, molto probabilmente. Contava sulla stanchezza anche con del una Napoli. Sola giornata per anche sull'effetto stanchezza del Napoli, sì, che avrebbe dovuto giocare Milan, Juventus e poi Roma. Eh sì, ognuno guarda il proprio interesse. Tra un po' approfondiremo questo aspetto. Invece lo chiedere sia a Carlo Jacobuzzi che a Antonio Giordano su chi fare la corsa per il Napoli, per la Champions. Secondo lei, direttore, il Milan può cedere ancora un po' di terreno? L'Atalanta è alla portata, la Juve lo stesso? No, non guardate gli altri. Il Napoli fa la corsa su se stessa. Il Napoli è squadra che può vincere, che può arrivare a dei risultati guardando se stessa, giocando come sa, dimostrando di fare quello che sa fare e che ha dimostrato andando a vincere fuori casa a San Siro, ha dimostrato di fare partite sempre vincenti. Quindi deve guardare su se stessa, non guardare gli altri, secondo me. E tra l'altro Carlo ci scrive, caro Antonio, Carlo ovviamente omonimo del direttore, quota Champions di media è 72-75 punti, bisogna vincerne altri 8-9, la corsa è sull'Atalanta e sul Milan. Beh, è chiaro che, insomma, non dico, non so, no, se 8-9, però Carlo. 8-9 su 12 non sono pochissime, però è chiaro che il Napoli deve correre a questo punto. È una squadra che può vincerne quasi due volte, cioè. Penso che soltanto Napoli è riuscita a sottostimare una squadra come questa, cioè soltanto una parte di Napoli, non intendo assolutamente generalizzare, ci mancherebbe, e so che il tifo ha una sua ragione di essere, per fortuna così, perché ci si lascia, come dire, contagiare da ottimismo e pessimismo. Il Napoli non deve fare la corsa su nessuno, anche perché per me la peggiore di tutte è l'Atalanta, che è la squadra che gioca il miglior calcio in assoluto. Quindi tifi Atalanta questa sera a Madrid, anche io per questo. Atalanta, sì, io tifo Atalanta, non ho alcun motivo per nascondermi. Io quando vedo giocare l'Atalanta mi diverto, cioè ho voglia di vedere calcio. Mi dà l'impressione di una squadra un po' inglese, molto europea, di una squadra diversa, nuova, moderna, anche nell'antichità, come direbbe qualcuno della marcatura uomo. Sì. Come se non... Beh, anche lo stesso Boniek, proprio quello dello sport, ha detto che è l'unica squadra più internazionale nell'intensità, nel discorso, diciamo, agonistico. E non è una squadra bellissima. Ha avuto dei picchi di grande calcio che mi hanno entusiasmato, al di là della stima che ho per Gasperini e per Sartori, che sai bene da quando nasce. E quindi però il Napoli deve fare la corsa soltanto su se stesso, e non deve fare calcoli, ci va in campo, le gioca, le vince o le pareggia, la perde e poi si vedrà. Caro direttore Jacobuzzi, cambiando decisamente argomento in quest'ultimo minuto, l'ipotesi di un ritorno di Sarri a Napoli, come la vedrebbe? Nelle cose di calcio, perché non ci sarebbe da stupirsi, perché ha fatto bene, è un attore stimato, lasciamo stare che poi dato la Juventus non sono stupidaggini queste cose. Non sarebbe perplesso sul discorso che sarebbe un ritorno, non sulla qualità? No, perché uno non può tornare ad allenare dove ha fatto bene, dove trova gli stimoli, dove magari una parte di gruppo ha già le idee dell'allenatore nella testa e può essere facilitato a fare il suo lavoro. Perché dei ritorni non rivedo niente in queste cose qua, anzi sarebbe uno stimolo in più per tutti per rifar bene quello che era già stato fatto, secondo me. Vedremo, caro direttore, grazie. Posso fare solo un intercalare, certo, che interessa a me, interessa anche al calcio. Domani, certo, domani io e altri 20 amici mi hanno voluto far fare il presidente, presentiamo al presidente Gravina la nuova associazione italiana
Osservatore Calcio, che speriamo che porti dei vantaggi un po' per tutti e un po' di chiarezza anche in quell'ambiente che tante volte è sottovalutato e non è sottostimato, dove c'è tanta gente che lavora e che al mattino si alza presto andare nei campetti a scoprire i giocatori, i futuri giocatori, che ne abbiamo tanti. E si chiamerà www.aioc-italia.it. Chiamo domani mattina il presidente Gravina. Benissimo, allora un grande in bocca al lupo, la chiameremo anche presidente. Spero che anche Antonio, che è un estimatore di queste cose, ci faccia la pubblicità, perché abbiamo bisogno di diventare una cosa. Aioc-Italia. Sarà fatto, Carlo. Aioc-Italia.it. Osservatori, ne conosciamo tanti, molto bravi anche da queste parti, che effettivamente fanno un lavoro di sacrificio e di passione. Soprattutto io dico quelli piccoli, che vanno a scoprire, che non sono valutati, che sono tante volte anche trattati male, economicamente, che anche di fama, che non hanno niente, però scoprono i talenti alle 9 del mattino, al pomeriggio del sabato, lasciano la famiglia per andare a fare questa passione, che è una grande passione. È vero. Complimenti davvero, direttore, in bocca al lupo anche per questa. La seguiremo. Ciao Antonio, buon lavoro a tutti. Grazie a Carlo Iacobuzzi. Antonio, ti saluto, ti mando un abbraccio. Aioc-Italia.it, per gli osservatori, ne conosciamo davvero tanti da queste parti, molto bravi, che davvero osservano centinaia e centinaia di calciatori, scovano quelli giusti. Ciao Antonio, grazie. Buona giornata a tutti, ciao. Grazie Antonio Giordano. Intanto 10.000 euro di ammenda per Donnarumma per aver assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina del Napoli. 2 giornate per Ante Rebic per aver rivolto al direttore di gara espressioni riguardose, se era capito, per il rosso immediato di Pasqua nei confronti di Rebic. E poi una giornata di squalifica per Cuadrado, Glick, Ramirez, Schiattarella e poi anche per Bruno Peres della Roma e di Lorenzo del Napoli, che dunque salteranno la gara di domenica. Ne parliamo tra un po' della questione Roma, ma anche di Roma-Napoli dal punto di vista tecnico, con altri ospiti. Giusto 60 secondi di pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro con Tony Modà in regia, tutti voi l'ascolto, vi ricordo 339-666-9990 per i vostri messaggi, se è ripartenza Napoli o rivincita di Gattuso, la vittoria di Milano e su chi fare la corsa secondo voi Champions, su quale squadra fare questa corsa Champions fino alla fine del campionato. Siamo appunto sul canale anche 655 della TV, sulle varie applicazioni, radiomarte.it, però parliamo di Roma-Napoli con... la battaglia che probabilmente prosegue da parte della Roma sul fronte rinvio partita Juventus-Napoli. Ne parliamo con il collega della Gazzetta dello Sport, Massimo Cecchini. Ciao Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, ho letto con grande attenzione il tuo pezzo, come faccio, devo dire, sempre sulla Gazzetta, al di là poi della dichiarazione di Fienga molto forte, anche molto accusatoria nei confronti della Lega, hai fatto capire che non finisce qui, cioè non si finisce, probabilmente si gioca, no? Domenica sera si giocherà, però la Roma non finisce qui la battaglia su questo fronte. Dal punto di vista pratico credo che non succederà nulla, domenica si giocherà, ovviamente la partita Juventus-Napoli è stata rinviata al 7 aprile, quindi la data del 17 marzo è ormai abortita in tutto e per tutto. Ciò che resta è la battaglia politica della Roma, persino ufficiosamente la Lega aveva fatto capire che in effetti non era stata una decisione estremamente brillante quella di rinviare per l'ennesima volta Juventus-Napoli, ovviamente dando alla Roma il modo, il destro di lamentarsi, perché immaginate una squadra che tornerà il giovedì all'alba dalla trasferta di Kiev e dovrà giocare la domenica, mentre in questo modo già veniva, non dico ripristinata una parità che sarebbe stata impossibile, però insomma una qualche forma di equivalenza poteva essere messa sul piatto. Così non sarà e quindi si andrà avanti in questo modo. Poi tra l'altro i rapporti fra le due società dopo i fatti del San Paolo non erano, i rapporti non sono più idilliaci, c'era stata tutta la querella sulla questione Covid, la sospensione dell'amministratore del delegato per un mese dalle sue funzioni, insomma strascichi ne ascolteremo a lungo.
È chiaro che credo che la Roma sui tempi credo abbia protestato più che sul fatto in sé, perché non era previsto Juventus-Napoli, cioè nel senso la Roma è in Europa League e il Napoli no, e quindi è chiaro che ha questo impegno supplementare. Però parliamo anche di questioni tecniche, lo facciamo con Sebino Nela. Ciao Sebino, buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno. Grande cuore giallorosso, ma apprezzatissimo anche da queste parti, da calciatore non solo. Ascoltavi Massimo Cecchini della Gazzetta dello Sport. Ciao, ciao Sebino. Ciao Sebino. È chiaro, caro Sebino, che in questo momento a qualificarsi in Champions League per la Roma, ma anche per il Napoli e per le altre, è troppo importante, e nessuno trascura nulla, neanche l'aspetto politico, burocratico, formale delle questioni, di rinvii, eccetera, eccetera, Sebino. No, certo, adesso si è creato un caso. Beh, insomma, è da un po' di tempo che, diciamo così, i rapporti tra Roma e Napoli non sono idilliaci. Sì. Ricordiamo la squalifica di Fienga, sì, a San Paolo, insieme al medico, insomma, per mancanza di rispetto del Covid, insomma. Ci sono un po' di cose, ci sono. Beh, la Roma credo che abbia fatto la difesa che doveva fare, chiaramente, e dobbiamo dire che tra Juventus e Napoli c'era questo accordo, il 3 marzo mi sembra che tutte e due erano d'accordo a rigiocare questa partita del 17, e poi invece ognuno si fa i conti propri, è venuto fuori questo accordo, insomma. Così, ed è chiaro che la Roma, insomma, c'è rimasta male, anche visto i suoi impegni in Europa, eccetera eccetera. Certo che vale molto, vale moltissimo, soprattutto in questo momento che il calcio sta attraversando una grave crisi economica, la partecipazione in Champions è qualcosa più che una boccata di ossigeno, diciamo così, e quindi insomma giustamente tutti si vogliono tutelare, insomma, De Laurentiis con le sue scelte, la Roma con la sua difesa. Va bene, credo che a questo punto ormai si sia deciso, credo che la Roma non possa più fare nulla, e quindi va bene, aspettiamo questa partita. Sì, vitale per entrambi, probabilmente. Faccio un commento rapidissimo, il calcio che guarda, quando le società dipendono troppo dai diritti TV di Champions League e non da altre cose, quando il calcio è così caotico, purtroppo non si guarda mai oltre il proprio naso, questo in generale. Massimo, ti chiedo, prima di salutarti, la Roma è chiaramente impegnata, è una trasferta molto disagevole in Ucraina, anche se poi insomma la qualificazione è già in tasca. Ritieni che Fonseca a maggior ragione farà giocare davvero la Roma B in vista di domenica, tenendo conto delle assenze già pesanti di Veretout e Mkhitaryan? La Roma B fino a un certo punto, perché ovviamente in casa dello Shakhtar, che sarà uno dei pochi club europei che potrà godere del vantaggio del pubblico, tifosi, è meglio non rischiare, quindi forse ci saranno senz'altro delle rotazioni, però io penso che in avvio non sarà proprio una Roma B come si è vista qualche volta nel girone di qualificazione di Europa League. Credo che magari dopo un primo tempo oltremodo sonnacchioso nella ripresa si possa a quel punto sciogliere le righe e preparare più la partita di domenica con il Napoli, che come dicevate voi sarà un discrimine importante per la Roma in modo ulteriore, perché si sa che contro le grandi almeno finora non è mai riuscita a ottenere nessun successo in questa stagione, quindi per Fonseca è quasi diventato un tabù, che darebbe qualsiasi cosa pur di fare evaporare, ma non sarà estremamente semplice, perché il Napoli mi sembra un buon momento di forma. In ripresa vedremo domenica cosa accadrà. Intanto Massimo, grazie per il tuo intervento, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, ciao Sebino, a presto. Grazie, ciao Massimo, grazie, ciao a Massimo, ciao. Cecchini, Il vento in faccia, il libro bellissimo di Sebino Nela con Giancarlo Dotto sulla tua vita e anche sulle vicende recenti sofferte, e volendo fare, proprio parafrasando il tuo titolo, è in questo momento è più il Napoli che ha il vento in faccia rispetto alla Roma? O il vento alle spalle, forse, più che in faccia? Beh sì, perché Napoli viene da buonissimi, buonissimi risultati, e la Roma viene da questo brutto stop, questa brutta sconfitta a Parma, quindi ha modo di rifarsi passando il turno contro lo Shakhtar, anche se non è una partita
una partita facile, anche come ha detto Massimo, insomma c'è questa variante del pubblico, adesso questa novità del pubblico, vediamo quale sarà l'approccio, insomma, delle squadre, della squadra, in questo caso solo della Roma, siamo noi che non abbiamo ancora il pubblico allo stadio, quindi c'è questa cosa in più a favore loro, che rimane una buona squadra. Una squadra tecnica, sai, una squadra che può prendere anche coraggio se dovesse trovare subito magari un gol, e quindi la Roma deve fare attenzione appunto alla turnazione con i suoi giocatori, perché poi chiaramente devi aspettare appunto la partita contro la squadra di Gattuso, e quindi pochi giorni dove ci si gioca, devo dire, molto. Sì, un piccolo spareggio, anche se poi ne mancherebbero altre 10 di partite. Prima di salutarti volevo chiederti se il Napoli, secondo te, ha ripreso decisamente quota e ha lasciato alle spalle le polemiche, anche grazie al rientro di infortunati, ma forse anche un po' di calma tra società e allenatore. Ma allora, io tra società e allenatore sinceramente non conosco i fatti successi. Il presidente libero, naturalmente, essendo il padrone, di fare ciò che vuole, di fare le proprie valutazioni insieme al suo direttore sportivo, di sentire gli allenatori che vuole, eccetera eccetera. La cosa che mi è dispiaciuta in tutti questi mesi sono le troppe critiche, devo dire, a Gattuso, almeno questa è la mia posizione. Devo dire, do molte più responsabilità ai giocatori, avendo visto praticamente tutte le partite. Poi c'è chi è innamorato di un sistema di gioco, chi di un altro, insomma, certo. si potrebbe parlare all'infinito, però io sfiderei tutti, toglierei per 15-17 giornate, come è successo al Napoli, Immobile dalla Lazio, Lautaro Martinez, Lukaku all'Inter, Ibra al Milan, Cristiano Ronaldo piuttosto che un altro giocatore alla Juventus. Ecco, il Napoli cambia. La stagione del Napoli è questa. Altri, se li vogliamo chiamare così, ce ne sono moltissimi, perché perdere due giocatori come Mertens e Osimhen per tantissimo tempo, cavolo, non è così semplice, quindi io credo che vada restituito un po' di merito a questo allenatore, insomma, che di critiche ne ha subite veramente, veramente molte. Non lo conosco, non siamo amici. Lo dici proprio in me, è spassionato, assolutamente. Tra l'altro, oltre a ricordare. Guardando solo le partite, certo. Volevo, prima di salutarti, oltre a ricordare ai nostri amici che Sebino Nera ha scritto questo libro molto, molto bello, anche molto grande umanità, Il Vento in Faccia, che ragazzi, PM Editori, potete acquistare anche via i vari Amazon, IBS, eccetera, visto che non è semplicissimo trovare librerie aperte in questo periodo, sia in Campania che nel Lazio, e oltre che in tutta Italia, evidentemente. Volevo chiederti, anche Bonek ha detto, è strano ed è solo in Italia che l'Europa è quasi un fastidio, sembra essere così. Forse non cresceremo mai come movimento calcio se non consideriamo l'Europa League, oltre alla Champions, un'opportunità, non un fastidio. Allora, io faccio un discorso un pochino più ampio, nel senso, allora, ho giocato a calcio, quando gioco voglio vincere tutto, voglio vincere, certo. Partecipo a tutte le competizioni alle quali posso partecipare, e ho sempre fatto un discorso a club che non hanno una bacheca così straordinaria. Vincere l'Europa League è qualcosa di veramente importante, per tutta una serie di motivi, per il prestigio del club, per 4 soldi in più che ci sono, perché sappiamo che c'è molta differenza tra Champions e Europa League, per conoscenza di giocatori, di stati, di allenatori diversi, insomma, tutta una serie di cose. Ma l'ha detto anche Capello qualche giorno fa, caso vuole che sì, siamo bravi, siamo forti, poi andiamo in Europa, esatto, e purtroppo rimediamo delle figuracce. Secondo me non si è toccati troppo ancora la tattica, mentre il resto d'Europa pensa ad andare in campo, divertirsi e giocare, senza tante storie. Esatto, e poi chiaramente negli ultimi anni abbiamo visto anche come si gioca con intensità, ma questo esempio ce l'abbiamo già noi, ce l'abbiamo nel nostro campionato, che è l'Atalanta, che può essere il Verona, ecco stesso, sì, insomma, l'intensità porta dei vantaggi, cosa che fanno tre squadre europee meno che noi, e quindi spesso e volentieri purtroppo rimediamo brutte figure. E così, Sebino, è sempre un grandissimo piacere averti con noi qui in onda, grazie per il tuo intervento, un grande abbraccio. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Grazie davvero a Sebino Nera, Il Vento in Faccia, in bocca al lupo per il libro, compratelo cari amici. Ci fermiamo tra poco, ultimissima in casa Napoli, domani si riprende con gli allenamenti e poi spazio ai tanti vostri messaggi al 339-666-9990. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, cari amici, vi parla sempre Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia. Un po' di messaggi, questo vocale per esempio di questa tifosa, ascoltiamolo insieme. Raffaele, Rosaria da Napoli, e ciao. Sempre forza Napoli, bisogna solo crederci e non mollare. Senti, colgo l'occasione di fare tantissimi auguri al grande Gianni Simioli, ecco, che è il suo compleanno oggi, siccome non sono riuscita stamattina a collegarmi telefonicamente. Grazie a tutti. Grazie a te carissima Rosaria, anche se c'è la possibilità di fare anche da parte nostra gli auguri al nostro Gianni Simioli di buon compleanno. Amico Nicola da Ischia scrive: domenica sera l'ennesima finale, sbancheremo la capitale con una grande prestazione di Lorenzo il Magnifico, saluti e sempre forza Napoli. Poi ancora altro messaggio vocale, ascoltiamo insieme e poi andiamo dall'ospite. Buongiorno, senta, complimenti per la trasmissione, avrei piacere di avere un suo parere per quanto riguarda questo silenzio stampa della squadra del Napoli. Non crede che sia molto penalizzante per i tifosi che già stanno vivendo comunque un campionato a fasi molto alterne? Sì, assolutamente sì, perché qualche volta quando si pensa al silenzio stampa si immagina che noi giornalisti o dei telelavori siamo penalizzati innanzitutto, quando in realtà i giornali escono, le radio fanno i programmi, le televisioni pure, i siti anche, e i tifosi forse che invece vogliono sentire il parere dell'allenatore, dei calciatori, per capire che momento stiamo vivendo. Pasquale Tina, intanto buongiorno. Ciao Dario, buongiorno. Silenzio stampa che prosegue, insomma, non abbiamo notizie di ravvedimenti. Sì, credo prosegua probabilmente proprio fino alla fine della stagione. Penso che questo sia l'orientamento della società. Come dicevi tu, insomma, sono d'accordo, alla fine vengono penalizzati i tifosi che non ascoltano l'allenatore o i giocatori, insomma, questo mi sembra una scelta, mi sembra abbastanza logico, così come noi non abbiamo mai compreso il fatto di non fare anche prima del silenzio stampa mai una conferenza stampa di vigilia di una partita, tranne quelle obbligatorie per l'UEFA, visto che poi la tecnologia, ovvero farla a distanza, era la stessa. Eh sì, Napoli intanto che riprende domani la preparazione in vista di Roma-Napoli con un Lozano e un Manolas in più probabilmente, anche perché come già dicevamo ieri sera Pasquale, i due calciatori hanno lavorato in questi due giorni, anche oggi immagino. Sì sì, lavorano chiaramente perché devono recuperare la migliore condizione, lavoreranno una settimana intera, poi si faranno le valutazioni. Io penso che entrambi possano esserci, Lozano sicuramente in panchina, ma adesso non lo so, perché è una partita che a lui piacerebbe giocare, certo. Insomma, anche in passato quando ha affrontato la Roma ha sempre recuperato. Bisogna vedere insomma se la caviglia gli dà o meno fastidio. Comunque avere un terzo difensore a disposizione, considerando l'assenza di Akmani e l'assenza di Lorenzo, che come dire, all'occorrenza poteva fare lui il centrale, è fondamentale, certo. Insomma, altrimenti hai soltanto Koulibaly e Maximovic. D'Ambrosio intanto positivo al Covid, prosegue purtroppo questa diffusione del virus anche in Serie A nel calcio. Nel salutarti Pasquale ti chiedo su chi fare la corsa, chi metti nel mirino per la Champions? Il Milan. Ah, il Milan, perché credi che possa fare, in effetti il Milan ricordiamo che ha perso con l'Inter, con la Juve, con l'Atalanta e con Napoli in casa in questo 2021, quindi insomma, anzi forse ha pareggiato con l'Udinese al 97esimo, è un po' in difficoltà, in trasferta va molto bene, bisogna vedere. Dario, secondo me potrebbe essere risucchiata, sai, quando fai un campionato tra il primo e il secondo posto, secondo me facendo anche molto bene, forse anche troppo considerando il valore della rosa, poi magari hai qualche passaggio a vuoto, psicologicamente potresti pagarne le conseguenze e quindi il Napoli potrebbe approfittarne. Io l'Atalanta la vedo solida, però l'Atalanta capiremo secondo me qualcosa anche dopo la partita col Real Madrid, nel senso è chiaro che se vai avanti in Champions e fai i quarti di Champions un attimo di le energie si dividono tra il campionato e la Champions, se non hai più la Champions e solo il campionato, l'Atalanta mi sembra una squadra molto, molto temibile per la corsa al quarto posto. Atalanta che il Napoli ha affrontato diverse volte in un periodo in cui il Napoli non stava benissimo, e in quel periodo l'Atalanta obiettivamente ha dimostrato di essere superiore al Napoli.
Eh sì, due sconfitte, un pareggio 0-0 strappato in casa, molto non distanti dal 4-1 dell'andata in campionato. Pasquale, grazie, un abbraccio, buona giornata. Ciao Dario, ciao ciao. Buon lavoro, radiomarte.it per aggiornamenti e news. Un po' di messaggi prima di salutarci. Roberto da Casoria scrive: buongiorno Dario, ora non santifichiamo Gattuso che ha comunque commesso i suoi errori tattici di posizionamento di uomini. Un saluto affettuoso. No, ma non mi sembra lo stiamo santificando, indubbiamente abbiamo riconosciuto gli errori ma anche qualche alibi. Ma Allegri proprio non verrebbe a Napoli con un progetto, ci chiede Antonio da Bologna. No, non credo, cioè oddio, verrebbe col progetto ma anche con lo stipendio alto, quindi non credo sia molto semplice. Quale sarebbe la colpa del Napoli? Quella di essere uscita dalla Coppa Europea? Ma non scherziamo, credo che la posizione di lamento giallorosso sia davvero provinciale. Il pensiero di Enzo. Altro messaggio vocale, lo ascoltiamo. Secondo me è stata una rivincita di ringhio. Questa volta mi fa piacere che sia riuscito a portarla a termine, che è sempre una soddisfazione personale e sportiva, e fa curriculum. Secondo me il Napoli deve fare questa corsa rispetto all'Atalanta, perché essendo io a Bergamo mi darebbe una grande soddisfazione personale. Saluto tutti, ciao Radio Marte. Ciao carissima, dacci anche la tua firma la prossima volta del pensiero. E bella risposta precisa su due quesiti. Altro messaggio vocale, Daniele da Secondigliano, prima di salutarci. Ciao Dario, buongiorno. Ciao. Sempre complimenti per la trasmissione. Grazie. Daniele da Secondigliano, e ti volevo fare una domanda, magari sapere anche il tuo parere. Sì. I comportamenti e le dichiarazioni di De Laurentiis e alcuna parte della stampa napoletana sono arrivate proprio nello stesso periodo, in concomitanza. Non lo so, due indizi fanno una prova, ma c'è qualcosa che magari unisce il tutto? Ciao, grazie. No, ma non è semplicemente la cronaca, nel senso che De Laurentiis dopo Verona-Napoli ha contattato altri allenatori e la cosa si è saputa. I giornalisti che fanno per fortuna ancora il proprio lavoro di cronisti qualche volta, cioè nel senso che le notizie arrivano, hanno raccolto alcuni, molti, queste notizie, le hanno dette, come è giusto che sia, la notizia va sempre data in questo senso, con correttezza, con rispetto delle fonti e senza mai aggiungere enfasi quando non è il caso. Quindi sicuramente questo unisce la questione che dicevi. Siamo in chiusura di Marte Sport Live, arrivano i 3-3, i mitici Gaetano Gaudiero, Diego Laurenti, che no, rido perché Gaetano mi minaccia, dall'altra parte Vincenzo De Onestis, no, mi hai minacciato? Allora non vedo niente, vabbè, non si vede, la pedana è pronta caro Gaetano, saluto Gigi Soriani da parte mia, Dario Sanataro, un abbraccio e buon proseguimento col pomeriggio marziano, ciao! Marte Spotlight.